Le elezioni provinciali che si terranno domani per il rinnovo del Consiglio di Salerno saranno il primo banco di prova per il Partito Democratico, che ieri ha scelto di rinnovare la fiducia al segretario provinciale Enzo Luciano, unico candidato che ha ricevuto 2.419 voti con la lista dei 109 candidati, solo 14 gli astenuti. È stato proprio il segretario appena rieletto a rivolgere subito un pensiero verso le elezioni che porteranno domani gli amministratori di 158 comuni della provincia di Salerno a scegliere proprio i rappresentanti in seno a Palazzo Sant'Agostino. Il Partito Democratico ha presentato una lista con 3 sindaci, 7 le liste totali. Il Partito Democratico ha messo in campo una lista di candidati uscenti e non, di amministratori. Ovviamente, come sapete, si vota, è un'elezione di secondo livello, per cui votano e vengono votati solo gli amministratori, consiglieri comunali e sindaci della provincia di Salerno, e abbiamo messo in campo una squadra assolutamente capace che ha dimostrato, soprattutto nei propri territori, di saper essere in condizione di rivoluzionare le realtà amministrative che hanno amministrato in questi anni. All'orizzonte ci sono ritrovate funzioni importanti per le province di Salerno. A ricordarlo, ieri è stato il presidente Michele Strianese, che invece resterà in carica per altri 2 anni. In provincia abbiamo allestito 3 seggi e quindi le 2019 persone, che sono tutti consiglieri e sindaci della provincia, potranno recarsi ai seggi. E sperando che vada tutto bene, in bocca al lupo a tutti. Io ovviamente mi auguro di avere un buon risultato con il Partito Democratico, con le liste del centro-sinistra, e raccogliere appunto un po' i frutti del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Quali saranno gli impegni prioritari del prossimo Consiglio Provinciale, Presidente? Lei resterà, cambierà, diciamo, la squadra di chi l'accompagnerà in questo percorso? E a gennaio avremo già dei consigli provinciali, perché come sapete stiamo attuando il piano di riequilibrio economico e finanziario, dobbiamo continuare per uscire dalla fase di predissesto. Siamo ripartiti con le assunzioni, stiamo lavorando tantissimo su strade, ponti, infrastrutture, scuole, ambiente. Completeremo durante il 2022 anche il grande progetto di risanamento dei corpi di superficiali ed avvieremo il ripascimento della litoranea di Salerno. Quindi abbiamo tanto da fare.